Ciao fratelli. Beh, non è facile. Non è facile quello che sto per dire. Beh, è una responsabilità non indifferente. Quello che sto per dire è complicato, perché è la prima volta che io farò un endorsement, ma io qui lo voglio dire chiaro, io sto con l'opposizione. E perché sto con l'opposizione? Perché si è opposta a questa manovra, alla manovra della Meloni, seria e realistica, fiera del risultato. E tu sarai pure fiera del risultato, ma io sono fiero che i tre leader dell'opposizione te l'abbiano smontata. Tre giganti che hanno messo il governo alle corde. Loro! La Meloni, Salvini e Tajani. Eccoli i giganti, gli unici tre leader che fanno opposizione a loro stessi, cazzo. Pignoramento, conto, stop da Giorgia Meloni, non se ne parla. Pensioni, quota 104 deve sparire, Salvini pronto a dare battaglia e Tajani, siamo pronti a batterci sulla cedolare secca. È il primo governo che fa la guerra al proprio governo. È un governo in trincea pronto a sparare al nemico, cioè ai suoi stessi coglioni. Che carini. Una cosa è chiara. Questo paese non ha più bisogno né della Schlein né di Conte. L'unico modo per scalzare la destra d'Italia è sostenere la destra. Poi faranno tutto da soli. Ma io mi chiedo, ma com'è possibile che tu fai una conferenza stampa per presentare una manovra votata all'unanimità di cui sei tanto fiera e poi ti incazzi come se quella manovra l'avesse fatta Landini? Forse non l'hanno letta, ma non potevate leggerla? Perché la manovra teoricamente andrebbe letta, no? Quantomeno sfogliata. Perché l'impressione è che al governo capiscano quel che fanno solo dopo aver visto la Gruber. Mauri. No, ma Scusa, Mauri. Leggetela! Si fanno opposizione Sì, contro! Mauri, Cosa scusa. c'è? Cosa? C'è la Meloni. Dimmi. Ma c'è la Meloni. C'è la Meloni. Scusate, C'è la no, Meloni. allora urca, chiediamola a lei. Certo. Chiediamola a A lei, un anno di presto, distanza voglio presto. dirvi che sono fiera di quello che abbiamo fatto, che sono fiera di noi, della nostra comunità politica, della nostra classe dirigente, che sono fiera anche di me stessa, concedetemelo, perché dopo un anno di governo posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa identica persona, con qualche ruga in più magari, però sempre la stessa persona, perché ho camminato a testa alta ovunque, non sono scesa a compromessi, ho fatto sempre e solo quello che reputavo giusto fare. Dunque nessuna paura. Testa dritta, sguardo rivolto verso l'alto e sorriso sul volto. È una manovra che io considero molto seria, molto realistica. La gran parte di questo lavoro è stato fatto anche chiedendo sacrifici ai ministeri. Credo che sia un grande segnale di serietà, ma anche di disponibilità. Io sono molto fiera di questo lavoro che abbiamo fatto, sono molto fiera del risultato di questa manovra, sono molto fiera di dire ancora una volta che c'è un governo che non spreca risorse in cose inutili. Buonasera, Presidente Meloni. Perché io ero così fiera, Cosa? ero fiera di tutto, e concedetemelo, Sì. anche fiera di me stessa, Sì. perché io non ho mai ceduto a compromessi, Sì, mai, mai. mai sulla vita, Va bene, va e bene. anche con Tajani, non ce l'ho Sì, con non Tajani. ce l'ha con L'ho Tajani, l'ha detto oggi detto. alle Sì, 4, l'ha alle detto, 4, alle 16, più o Sì, meno. alle Ho detto 4. non ce l'ho con Tajani, Neanche con perché io Salvini. so È fiera, fiera. forse ho qualche ruga in più, Va bene, ma va quanto bene. so fiera, È fiera, è quanto questo. so fiera Però e la mano. quanto so fiera Sì, della manovra che ho sì. fatto, che abbiamo presentato. Perché a me, personalmente, la manovra Sì?
che abbiamo presentato, mi sembrava così bella. E senso? Sono fiera del fatto che mi sembrava così bella. Ma in che senso le sembrava ero fiera della manovra. Era fiera. Guardavo la copertina plastificata e mi inorgoglivo. Perché? Mi sentivo così fiera. Basta con sto fiera. Tra l'altro mi dicono che era tutta in grassetto. Come mi dicono? Un botto di pagine. No, ma come le hanno detto? Ma scusi, ma lei non l'ha letta? Perché andava letta? Scusi, l'ha presentata in conferenza. Ma me lo devi di prima che va letta. Io ero fiera. Ma certo che va letta la manovra. Ma secondo te io leggo la manovra? Ma come ma no? Salvini legge? Tajani legge? Ma come? Ma scusi. Non puoi chiedere a uno di destra di leggere. Ma sì, dai. Ma da quando? Ma sì. Quando con Lollo, Lollobrigida, sai Lollo? Cognato. Sì, Camagena. Passiamo davanti alla Feltrinelli, Camagena. E guardiamo all'interno. Sai che ci stanno tutti i libri? Ci colpisce, sì. Sai cosa ci colpisce? Cosa? La macchia di colore. Vabbè, sì. Delle copertine dei libri. No, i libri ma non è letti. Che poi andiamo oltre le copertine leggendo il contenuto. Ma dovete farlo. Dai, su. Ma dovete farlo. Come la maggioranza degli italiani, che dai. Infatti ci vota, noi non leggiamo. Perché la maggioranza degli italiani che ci vota non legge. Ma sì, ma sta adesso... contenta da macchia. Senta, la però... macchia di colore. Sì, ho capito. Però ero così fiera, così fiera. Era fiera, però poi è andato tutto un po'. Come ha fatto a sapere cosa c'era nella manovra? Cabrioche. Come con la brioche? Sai la bricioletta? La bricioletta della brioche al bar. Al bar? Che mi è cascata. Sai quando sei sopra il frigo dei gelati che c'è la gazzetta? Ma lei non ecco, ho dato un morso. Mi è caduta la bricioletta tra. Dove? Tra. Dove? Cosa? Tra la gazzetta e il corriere. Ah, alzo banco. La gazzetta . E leggo pignoramento sul conti correnti. Ah, l'ha letto sul Corriere. Ah, quindi però quello l'ha letto, eh? Beh, stava grosso così, stava grosso. Dice, se il titolo è grosso, certo. Cosa? Mi è andata attraverso la brioche, ho pensato, ma ero fiera, questa è una porcheria, ho pensato. Sì, però scusi, era dentro la bozza della manovra. Ma non l'ho letta! Ma scusi, allora l'aumento sugli assorbenti e sul latte in polvere che colpisce le famiglie, non li ha letti? No, quelli li ho scritti io. Ah, li ha scritti lei? E che devo soffrire solo io come donna? Ah, una vendetta per te. Ero un po' incazzatiella. Sì, certo. Era appena uscito il fuori onda dei Ricci. Certo, quello su Gianbruno. Ma che Gianbruno? Quello su Giorgetti. No, scusi, ma c'è un fuori onda su Giorgetti? Ah, no! Come? Ma come c'è? L'ho bloccato io. E cosa diceva? L'hanno beccato che stava dicendo al Gabibbo. Cosa? C'era Giorgetti che diceva al Gabibbo. Cosa? Faccio la manovra dei Draghi. Ma non credo, non è vero. Ma adesso, schiena dritta e sorriso sulla faccia. Va bene. E orgoglio. Orgoglio, perché io sono fiera di me stessa. Abbiamo capito che allora, fiera. Spalle dritte, sorriso e testa alta. Ecco, testa alta per cosa? Per la capocciata. Cosa? Se mi passa vicino Giorgetti. Ah, perché lui. Tum! No! Gli piallo il naso. No, povero Giorgetti. Io ero fiera. Vabbè. Andrea Calore. Il Valvalfiore Band. Allora, torna quota 103, prorogata di un anno. È ufficiale, anche questa è di oggi, è uscita alle 4, tutte le 4 esce. Il Salvini oppositore ha vinto contro il Salvini del governo. Per un anno, per un anno, magari l'anno prossimo c'è la rivincita e vince il Salvini di governo. Comunque, basta parlare di pensionati, basta. Parliamo di intelligenza artificiale, parliamo di giovani. Perché in Inghilterra hanno fatto una commissione per governare l'IA e come presidente cosa hanno scelto? Uno smanettone di 38 anni, Jan Hogarth, laureato in computer science a Cambridge e fondatore di due start-up basate sull'intelligenza artificiale. Poveri inglesi. A me gli inglesi ogni tanto mi fanno una tenerezza, no? Perché sono un po' ingenui, poverini, talvolta indifesi, un po' degli sprovveduti. Come presidente della commissione ci hanno messo un 38enne. Ma dove cazzo vivono? Noi italiani siamo troppo più avanti. Inglesini, cecci, guardate che ci abbiamo messo noi. Yes, I want to find a guy outside. Porca di una mignotta. 85 anni, Giuliano Amato sarà il presidente della commissione algoritmi, studierà l'impatto dell'IA nel mercato dell'editoria. Inglesini, cazzo, svegliatevi.
Bastava andare a vedere quando è nato Amato. Nel 1938 la gente si muoveva così. Cazzo, indirigibile. Ma guarda come ci proiettano nel futuro queste due immagini. Ma porca di quella zozza stronza, che cavolo c'entra Amato con l'intelligenza artificiale? E no. Come cosa c'entra? E no, c'entra. C'entra perché 85 anni è un ultrapensionato. Un ultrapensionato lui, perché lui è arrivato a quota 31. Ma non di anni di contributi, di 1.000 euro mensili. A Giuliano Amato 31.000 euro di pensione e non sentirli. Era il 16 novembre 2012. Poi credo che dopo il 2012 a qualcosa abbia rinunciato, perché probabilmente si sentiva un po' in colpa per averci prelevato il 6 per 1000 dai conti correnti nel 1992. 1992 Giuliano Amato deliberava un prelievo forzoso dai conti correnti bancari. È stato l'unico ad essere entrato come un ninja nei nostri conti correnti, ma senza l'intelligenza artificiale, no, solo con la scaltrezza ministeriale. Comunque l'ultima volta che l'abbiamo sentito parlare è stato travisato su Macron. Non so se vi ricordate che lui ha parlato di Ustica, di Macron. Sentiamolo. Anche in relazione alla vicenda di Ustica, noi sappiamo oggi, tendiamo a pensare che quegli aerei che probabilmente si alzarono in volo dalla Corsica e o anche dalla Clemenceau, dalla nave francese, miravano a colpire un aereo con Gheddafi, che insomma tra gli obiettivi francesi ci fosse Gheddafi. La storia lo avrebbe confermato più avanti, diciamo. In questo ambito non ho detto a Macron di chiedere scusa, ma che sono scemo, ma per qual così improvvisamente arriva un italiano che dice: tu Macron devi chiedere scusa, perché devi chiedere scusa? Cioè, sembra che io abbia scritto una cosa del genere. Basta leggere l'intervista e c'è scritto che chiedo a Macron di occuparsi della cosa. Se dimostra che è infondata è la cosa migliore. Se risulta fondata deve chiedere scusa. Punto. TG1, TG2, Sky. Quando si superano gli 80 anni la prima cosa che si perde è la memoria dei nomi. Celebre dottore disse: quando è il nome di tua moglie allora è Alzheimer, ma prima che tu arrivi a quel punto è solo la memoria. Buonasera Presidente Amato, si sente pronto? Certamente, ah. Quello che avevo da dire su Ustica no. L'ho detto con chiarezza sono pronto a ripeterlo. No. Sono stati i francesi Macron deve chiedere scusa. Sì, ma si fermi. Io parlavo del nuovo incarico alla Commissione Algoritmi sull'intelligenza artificiale. No, dicevo, si sente pronto? Ma certamente che sono pronto. No, perché... Guardi, stavo proprio per accettare l'incarico. Ah, bene. Anzi, mi faccia... chiamare, la prego. Cosa fa con quello? Cos'è? Cosa fa? Questa è una diavoleria che ha un cornetto a cui si connette filo che va vecchio. A questa scatola che girandola quella ruota, produce il numero di un'altra persona. Ma è anche lontana. La stessa scatola con la ruota il telefono, quando la sente suonare risponde è il telefono, però capisce è un po' obsoleta che l'intelligenza artificiale mi fa un baffo. Beh, insomma, se usa quello no, non credo che... Cosa c'è? Accidenti, occupato. È occupato. Quello del piano di sotto sta telefonando. Ma cosa? Perché io ho il duplex. Ma ancora il duplex? Devo aspettare che termini finisca la chiamata. Va bene, però guardi, forse posso dirle, non si offenda, ma non è adatto l'incarico ai suoi 85 anni. Non...
Ne ho tanti così. Eh sì, 85 anni. Io pensavo che sì. 85 sì. fossero le pensioni che ho cumulato. No, no. Invece no, no. sono gli anni. Sono gli anni, sì, sì, gli sono anni. Gli anni, sono gli anni. Vabbè, cosa? Vabbè, cosa vabbè, fa, vabbè. Vabbè. Cosa fa? Eccola qui. Cos'è? Ma cos'è quella? Comunque io sì. accetto. Ma una lampada d'olio? È la nuova lampada d'olio 15. Ma cos'è? No, che, no. Che sa che il regolatore sì. lo ricorda la 14 sì, che andava a scatti. Ma non si usano ecco, più. Questa sì. ha il sensore che scotta, sì. ah, ecco, scotto, che ti avvisa brutto. Quando è ma al massimo. È obsoleta ecco. anche quella, sì, vecchissima, sì, scusi. Dicevo, accetto. Sì, accetta, ecco. accetta l'incarico, io però accetto. Visto, non so se è proprio adatto. Vabbè, adesso apre la cartellina. Eh? Ha visto che diavoleria. Cosa? La cosa? Chiamano cerniera. Sì, la cerniera. Mi lasci dire una cosa ai nostri ragazzi. Sì, dica una cosa. Non state tutto il giorno attaccati alla rotella. Quale? Ah, quella del telefono. Non state ma tutto non il giorno più. A giocare al flipper. Ma non giocano più a flipper. E a bere tutta quella gazzosa. Oh, mamma mia. Senta, no, scusi, amato, ma lei almeno sa cos'è l'intelligenza artificiale? Ora le dimostrerò come sì. io domino sì. La, sì. la tecnologia. Ho dei dubbi, ma cos'è? Cosa fa? Come cos'è? Domino sì. la tecnologia. Scusi, come la domina la tecnologia? No, aspetti, perché... Sì. Cosa fa col calamaio? Ecco no, qua. Ma prego. Ma allora. Scusi, ma lei non... Sa cosa? L'intelligenza artificiale... Non... Allora. Mamma mia, scrive aspetti, ancora a penna. Forse sì. è così. Senta, guardi, veramente... Lei capisce che... Ecco, sì. Sì, vabbè, ma va non ce l'ha una birra, no, figurati la birra, sarebbe già troppo carica. Moderna. Ma cosa fa? Sta... Allora... Ma cosa fa? Sa cos'è sì. questo? Cos'è questo? Cosa? Questo sa cos'è? Sì, un floppy disk, certo, lo so. Lo sa anche lei? Ma sì, è un floppy disk, ma si usava... Ma veramente... Allora saprà che qui dentro c'è una memoria spaventosa. Sì, ma non si usano più. Potrebbe no. contenere addirittura un intero articolo di giornale. Sì, ma non si usano più perché... Pensa, adesso... ancora che io non sia adatto certo. a questo ruolo dell'intelligenza artificiale. Lo do per scontato. Visto. Guardi che le tolgo il 10% dal suo conto corrente. No. E no. do la colpa all'intelligenza artificiale. No, no, scusi. Ad accumulare perché? Pensioni e a togliere i soldi dai conti correnti. Io sono abilissimo. Ah, quello sì. Cara intelligenza sì, le scriva. Artificiale. Andrea Zalone, Silvano Belfiore Ben. Tra poco con Gianbruno Brunetta Briatore, tra poco. Prego, maestro. Andrea Gianbruno, bello bellissimo, dai fuori onda, sputtanatissimo, vive in albergo, è precarissimo, sfortunatissimo, il ciuffo non ha. Si è tolto il ciuffo per umiltà, si è tolto il ciuffo per umiltà, che umiltà, che umiltà. Silvano Belfiore Ben, Andrea Zalone Ben. Non canto più come un tempo. Gran bagno di umiltà da parte di Gianbruno, che addirittura, pur di sembrare un altro uomo, si è evirato il ciuffo. Non è proprio quello che la Meloni voleva che si tagliasse, ma insomma... è un inizio. Ora, per il momento, il povero passa le sue domeniche nei centri commerciali. È triste perché Mediaset è intervenuta. Andrea Gianbruno lascia la conduzione del Diario del Giorno, ma rimane dietro le quinte.
Mister Mano sul Pacco è stato... è stato ridimensionato da Mediaset, che gli ha tolto le telecamere. Cioè non l'hanno proprio licenziato, perché la responsabilità del programma è ancora sua. Capite come sono diabolici a Mediaset? Non lo fanno stare a casa, no, no. Deve andare in studio, ma deve rimanere dietro le quinte. Non lo inquadrano. Siamo sicuri che lui rimarrà dietro le quinte e non si farà inquadrare? Siamo così sicuri? Vediamo. Buonasera e bentornati a Diario del Giorno. Molti, come sempre, aia, gli argomenti... Aia! Cosa? Aia, scusami Marianna, scusami, ma tu hai tutto il diritto di condurre il programma al posto mio. Ma io, in quanto responsabile del programma, ho sentito degli aia. C'è qualcosa che non funziona. Degli aia nelle telecamere. Devo controllare la 1. La 2 devo controllare. Ah! E la 3. Ups! Sì, mi sembra tutto a posto. Sì. Niente paura, Marianna. Continua tranquilla, perché io non posso andare... in video. No, infatti, grazie, grazie, scusatemi. Allora, oggi il tema che affrontiamo... Totana pupa a Zaccaria! Tu vesa papà! Ma cosa? Dove te l'appoggia? Cosa? Il bidone. Oddio. Sì, è molto importante idratarsi, in quanto la diretta prosciuga l'anima, ci disidrata, per l'amor di Dio. Tu hai tutto il diritto di fare diretta al mio posto. Certo. Ma io ho il dovere di idratarti. Sì, infatti lascialo lì, Andrea. Lo lascio lì. Grazie, sì. Oggi parliamo della nuova manovra di governo. Sì, che sì, tutto a posto, prova, tutto diritto, tutto diritto. Quale? Prova. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Verifico il collegamento con Senaldi. Mi senti, Senaldi? Sì, Andrea, sì, ti sento bene. Andrea, però ti ricordo che direttore, già vai per centri commerciali. Ecco, non vorrei che ci finissi anche a dormire, ecco, la butto lì. Sempre una lama, direttore. Grazie. Devo solo accertarmi che sia tutto perfetto. Facciamo una prova audio. Direttore, secondo me ti fischia il microfono. Fischia nel senso non delle gambe, non nel... Bella. Che begli occhi che hai, estori. Estori. Il lupo perde il ciuffo, ma se continua così, secondo me pure il lavoro. Sparisco, lasciamo perdere, parlare della manovra, il mio ex governo, direi capolavoro. Ma di manovra. Guarda Andrea, governo, nella storia della Repubblica non si è mai vista una fidanzata, una finanziaria. Finanziaria, direttore. Scusami, è perché ho visto... E la Marianna. Ho visto la nuova conduttrice. Sì, scusi. Sì, finanziaria di questa portata. No, allora io sono la conduttrice di questo programma, signori. Ma assolutamente, tra l'altro sei bravissima e anche bellissima con questo rosso pompo. Occhio! Al merdone, Andrea! Occhio al merdone! Stavo dicendo pompeiano, direttore. Rosso pompeiano. Ah, pompeiano! Per carità, vado via subito. Ho fatto le mie verifiche. Sì. Tutto a posto per Infatti. Me. Un grande go! Ok. Pollici alzati per te, Marianna! Sì. Vai, lo studio è tuo! Prendilo tutto! Nel senso buono. Vado. Sì. Ciao! Sì, allora, ma direttore, ecco, io no, direi direttore, che torniamo alla manovra. Pensioni, la domanda è che dobbiamo farci tutti è... Menopause, Kembala Hackett Numbatra. Cos'è? Cosa sta facendo? Dove te lo metto? Cosa? Sto cactus. Andrea, hai una posizione dai, preferita? Ti prego, ma non hai da spolverare un mixer in regia? Sì. Sì, per carità, mi caccio, vado via. Vado via, mi lascio soli. Lungi da me a fare una cosa a tre. Bella! Cosa? A tre, oddio, a quattro. Oddio, che schifo, io me ne vado. Cinque. Arrivederci. Allora, te l'alziamo, direttore. Marianna! Ciao! Silvano Belfiore Band, Andrea Dolore. Facciamo un applauso a Marianna Folli, che faceva la conduttrice. Grazie, Marianna. Bacio a Marianna. Salario minimo. Il CNEL di Brunetta boccia la proposta. Eccolo lì. Dopo anni di silenzio è ricomparso Renato Brunetta. La Meloni l'ha nominato presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. E lui, per ringraziare, ha bocciato il salario minimo.
che a lei non piaceva. È stato solo un atto di galanteria, niente di personale. Ma scusate, il CNEL è un ente che non ha mai prodotto niente in 66 anni di vita, che persino Brunetta voleva sopprimere con il referendum del 2016. Quello che vedete è un tweet che ha fatto Brunetta proprio nel 2016, cioè CNEL è un'etichetta sotto cui non c'è nulla di importante. Nulla di importante, e sotto cui c'è lui però, no? Tra l'altro, ma è possibile che uno si faccia nominare presidente di un ente che voleva eliminare? Cioè, è come se Roberto Saviano si facesse eleggere dai boss dei Casalesi. Cioè, non c'è logica. Ma il paradosso non finisce qui, perché il CNEL di Brunetta, mi fai vedere, ora cerca giovani ricercatori per studiare mercato del lavoro e retribuzioni, ma loro lavoreranno gratis. Cioè, fammi capire, lavoreranno gratis per studiare il lavoro di quelli che sono pagati. Io mi immagino la relazione conclusiva di questi ricercatori. Dalle analisi effettuate emerge con chiarezza che i lavoratori ogni fine mese percepiscono un compenso, mentre noi un cazzo. Fine relazioni, cordialità. Tra l'altro, volevo rivolgermi ai giovani che vanno a lavorare gratis al CNEL. Guardate che a Brunetta l'intelligenza artificiale piace tanto. E se non prendete uno straccio di stipendio, ma neanche i buoni mensa, non è colpa dell'intelligenza artificiale. Dovete guardare dentro voi stessi per capire chi siete, che cosa fate, che il cosa il tema volete. Del salario minimo 9 euro lordi per tutti, che sinceramente non significa nulla, perché qualcun altro potrebbe dire perché non 10, e perché non 12, e perché non 7. Lei perché in piedi? Così? Moderatore. Ah, il moderatore, ma non si siede il moderatore. Ah, si mette là, benissimo. Non sapevo del suo ruolo. Ecco. Ma la forza dell'intelligenza umana è che può cambiare idea. Forse non altrettanto si può dire per l'intelligenza artificiale, che difficilmente può cambiare idea sull'intelligenza umana, mentre l'intelligenza umana può cambiare idea sull'intelligenza artificiale, no, è vero il contrario. Ho un'immagine. Primi decenni dell'Ottocento, campagne inglesi, gruppi di facinorosi che vanno in giro a spaccare telai meccanici. E li spaccano anche, distruggono. Nelle campagne e nelle prime periferie delle città. Lo fanno in nome di un operaio, probabilmente mai esistito, tale Ned Ludd, perché temevano ovviamente i telai meccanici, perché avrebbero distrutto posti di lavoro. Sappiamo tutti com'è finita con i telai meccanici, hanno vinto i telai meccanici, è andata non dalla parte della paura, ma è andata dalla parte del mercato, dell'economia, della tecnologia. È che il vino o la coltivazione del vino è una metafora della vita. La vite, la vita. Oggi i vignaioli siete voi. I direttori del personale. La metafora è bella. La vostra vigna è l'impresa, i luoghi di lavoro. I grappoli sono il capitale umano. Buonasera, onorevole Brunetta. Buonasera a lei, buonasera. E buonasera a tutte le intelligenze artificiali. Sì, ce n'è una. Noi non dobbiamo temere l'intelligenza artificiale, non dobbiamo aver paura. No, vabbè, diciamo, evviva l'intelligenza artificiale. Oddio, so, non dobbiamo aver paura dell'intelligenza artificiale. Però va regolata. Dica. Cosa c'è? Ah, è lei? Ah, mi scusi, è del circuito. Sì. Mi scusi, stavo parlando di intelligenza artificiale. Se la deve sempre prendere con qualcuno. Dicevamo, non dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale. Ho un'immagine. Sì. 1889. Praterie americane del Dakota. Del Dakota, sì. Lasci stare. Gruppi se qualcuno di si buoi. Alza. Fascinorosi. Buoi. I buoi. Sì. Con le loro corna spaccavano i trattori. Ma quando? Laceravano le gomme con le corna. Ma io non
non ho mai sentita sta roba. Tutto in nome di una mucca. Quale? Che forse non è mai esistita. Cosa sta la dicendo? Mucca Carolina, io allora, non so, che aveva perso il lavoro a causa del trattore. Sta dicendo, sì, va bene. Ma alla fine hanno vinto i trattori. Sì, va bene. Perché l'ho detto? Ecco, perché? Della mucca Carolina del trattore. Perché? Lasci stare. Ah, lei è lì? Sì. Ok, perché l'intelligenza artificiale... non ruba il lavoro. No, lo ruba. Perché il lavoro non c'è. Ah, beh, certo. E come fa a rubarlo? È come il salario minimo. Non ce l'hai, non esiste. Bisognerebbe introdurlo. Quindi non puoi aver paura che ti portino via qualcosa che non hai e che non esiste. Però scusi. 9 euro lordi non significano niente. Perché, allora non 10, perché non 12. Ah, beh, certo. Cosa c'è? Mamma mia, quando fa così. Ho un'immagine. Un'altra. L'ultima cena. L'ultima cena. Il vino. E la vigna. Cosa c'entra? I 12 apostoli non avevano il salario minimo. No, vabbè, lo facevano per fede. Ma non è un mestiere fare. Bisogna credere senza vedere. No, però no. Per questo dico ai ragazzi che lavoreranno al clan: non vedrete un euro, ma abbiate fede. Ma cosa se ne fanno della fede? Scusi, devono. E lei lì, mi scusi, è una metafora. Dirige il traffico. Allora, parli con noi. Una metafora. Un'altra, una metafora stavolta, scusi. La vite. La vite. La vite. La vite. La vita. La vita. Ah, ok. La vite. Sì. E la vita. Ah, certo, c'è una... Il grappolo. Cosa? Il gruppo. No, non c'entra. Se siete un gruppo, sì. Attaccatevi al grappolo. No. Ma con tanta fede. Sta dicendo che non vuole pagare. Non c'è paga, non c'è rimborso spese. È sbagliato. Metafora. No. Gratis. Sì. Grato. I ragazzi al CNEL devono lavorare gratis perché devono essere grati al CNEL, che è una vigna, per cui semmai possiamo pagarli in chicchi d'uva, l'uva, la frutta, sfruttare. Non lo dico io, lo dice la vigna stessa nel Vangelo. Ma cosa sta dicendo? Non c'è un numero minimo di asini quando vai in ascensore, non c'è un numero di piani minimo. Ma sta confondendo. A che piano va lei? Al terzo? Sì. Al quinto? Sì. Chi addirittura al settimo? Certo, in ascensore. Io sempre abitato al primo piano, ecco perché non c'è il salario minimo. Ma cosa c'entra? Ecco perché non vi paghiamo a voi ragazzi del CNEL. E perché? Dove perché va? Non arrivavo al secondo della pulsantiera. Vabbè, ma non lei è di qui? Sì, guarda. E venga, allora vengo giù io di lì. Sì, va bene, buonasera. Va bene. No, è proprio una metafora. È proprio il dramma della ho un'immagine. Ma è la mia, io ho un'immagine di un paraculo formidabile, va bene. Per il rientro dei cervelli in Italia l'incentivo fiscale si riduce e senza 2 su 3 restano all'estero. Dunque, fino ad oggi c'erano degli incentivi per chi rientrava, no? Da domani basta, restate pure dove siete. A noi i giovani non servono. Al che vada, richiamiamo Giuliano Amato. Con questa nuova norma è sicuro che 2 su 3 resteranno all'estero. Ma è logico. Cosa rientrano a fare, ragazzi, in un paese che poi non li lascerebbe più far, non li lascerebbe più andare via? Passaporti. In 6 città su 12 non si riesce a prendere l'appuntamento. Cioè, ora capite perché i nostri ragazzi non rientrano più in questo paese? Perché hanno paura di non poter più andare via. Questa che vedete alle mie spalle è la coda davanti alla questura di Torino. Ma in tutta Italia è così. Per avere un passaporto si fa più fila che agli Uffizi. C'è gente che si mette in coda e poi quando arriva allo sportello deve rifarsi la foto perché nel frattempo è invecchiata. Lei è qui per il passaporto? Non lo so. Non mi ricordo, sono passati tanti anni. Per la verità ci sarebbe anche un sistema di prenotazione online. Ma i tempi per avere un appuntamento, guardate qua, passaporto della situazione della città, ad Ancona il tempo si attesta sui 5 mesi. Variano dai 5 mesi di Ancona a, mi fate vedere l'odissea del passaporto, 7 mesi per un rinnovo a Bolzano. Ormai la gente è così esasperata che reagisce, tra l'altro, perché bisogna stare attenti, si reagisce in modo imprevedibile. Guarda qua, Vicenza, prenota passaporto per il film. Temeva ritardi, non voleva rinunciare alle vacanze in Messico. Secondo me l'intelligenza artificiale non riesce a inventarsi queste assurdità. Va bene, come fototessera ha presentato un'ecografia.
Tutto è avvenuto subito dopo il concepimento, lui è andato a fumarsi una sigaretta, lei si è messa in coda in questura. Aveva paura che l'ostetrica senza documenti non lo facesse uscire, vabbè. Ora, naturalmente questo è un caso estremo, no? Ma vi sembra normale che uno debba aspettare dei mesi per avere un documento in cui si certifica che lui è proprio lui? Cioè, il passaporto dovrebbero farlo di default alla nascita, no? All'anagrafe. Dovrebbero consegnarti tutto insieme. Passaporto, codice fiscale, carta d'identità, SPID e tessera sanitaria. Ti mettono un unico chip dentro il ciuccio, così non lo perdi. O intendiamoci, un chip semplice vale per i bambini normali, perché poi ci sono anche quelli che da subito si meritano i chip Golden Special Edition. Me lo fai vedere il chip Golden Special Edition? La nuova scuola di Nathan Falco Briatore è la più cara al mondo, Institut Le Rosé di Ginevra, la sua retta supera i 100.000 euro l'anno. Comunque, mentre il giovane Nathan, cervellino in fuga, ormai in Svizzera, il vecchio Flavio pare che non abbia nessuna intenzione di schiodarsi da qui. Fammi vedere, Flavio Briatore sbarca su Rai 2, l'annuncio sui social, dopo 10 anni torna The Apprentice, sarò ancora al Bosch. Minchia, la Rai non ne sbaglia uno. Va via Fazio dentro Briatore. Cazzarola, è bravissimo. È giusto colmare il gap di questo, culturale di questo paese. Questo sembra lo spot migliore per convincere i ragazzi a portare via. No, Briatore comunque è carichissimo, ragazzi. Non vede l'ora di tornare a fare il giudice per aspiranti manager. E tra l'altro sa già come selezionarli, perché lui, sapete cosa cerca? L'occhio. Ve lo giuro, cerca l'occhio. Sentite cosa ha detto in un'intervista alle Iene. Io non posso farvelo vedere, devo naturalmente leggervela. Ok. Domanda. In un ragazzo, lei cosa cerca? Cosa cerca lei? Vai. Lo sguardo, la velocità, l'occhio. L'occhio è la cosa più difficile che puoi trovare in un manager. Io certe volte mettevo un pezzo di carta sopra una porta, i manager passavano davanti e indietro, non uno che la levasse, poi li convocavo tutti e ho detto: vedete qualcosa che non va? No, dico quella roba lì. Ah, hai ragione. L'occhio è fondamentale nel nostro lavoro. Ok, vedi, cerca l'occhio. Apprentice non è un talent, è una visita oftalmica. Lui però evidentemente l'occhio ce l'ha, perché il suo resort in Kenya ha appena vinto il premio Best Resort of Top the Fashion of the Occhio. Guardate. Ragazzi, dopo più di dieci anni ritorna The Apprentice. Vi ricordate la trasmissione dove sei fuori, io ero il boss e sarò ancora il boss? Per cui chi ha tra i 19 e i 35 anni e vuol partecipare, dovete inviare il vostro curriculum all'email che vedete in sovrapposizione. E poi non dimenticatevi una cosa, andrà in onda in primavera 2024 su Rai 2. Per cui vi aspetto, chi non manda il curriculum è fuori. Il Billionaire Resort ha appena vinto ai World Travel Awards il premio di Best Boutique Resort d'Africa. E questo premio è il secondo anno che lo vinciamo. È una grande soddisfazione, perché in un paese così lontano essere i numeri uno non è così semplice. Numero uno, Boutique Hotel d'Africa. Buonasera, Briatore. Buonasera. Buonasera, Briatore. Allora sì. Se vuoi lavorare per me, sì, io quello che cerco è l'occhio. Ecco, spieghi bene cos'è. L'occhio per me è tutto. In che senso? Infatti io non faccio il colloquio, faccio il collocchio. Vabbè, adesso non... sì, fa il colloquio come tutti. Mi si sta saccando il baffo. Vabbè, ma sono cose che capitano. Ma tu lo sai, di 150 candidati che io ho il colloquio al giorno, quanti occhio trovo? Aspetti, quanti occhio trovo? Quanti? Un occhio, ma questo era per dire che la selezione è molto rigida. Io tutti... una cosa che loro ci dicono sempre, che io appunto cerco nella loro, e voglio solo gente sveglia.
Genti che quando passa vicino una mosca gli scatta la lingua e la prende al volo. No, ma per lavorare non serve. Comunque come leone. Addirittura, ma io voglio l'occhio. Io credo che l'occhio è il primo. Ma il primo è l'occhio. Ma al numero due. Due, sì, dopo l'uno c'è il due. C'è sì. La lingua che scatta. Ma non serve per lavorare. Occhio. Sì. Lingua che scatta. Occhio e lingua che scatta. Non fare prima la lingua che scatta e poi l'occhio, perché prima non l'hai visto la mosca, rischi di tirare fuori la lingua che non c'è ancora la mosca. Vabbè, senta, abbiamo capito le sue priorità, però queste sono metafore. Io dico ai miei manager, ogni sei mesi ci faccio un tagliando all'occhio. Ma pure, no? Con la prova della porta. Ma cos'è sta roba della porta? La prova della porta è un colpo di genio. Sicuro? Genio degno del grande Albert Frankenstein. No, Albert Einstein. Sai come funziona? Sai come funziona? Ecco, ce lo spieghi bene. Come io funziona? Prendo della carta pulita, carta vabbè, pulita. Ci mancherebbe, certo. No, non quelle con le parole scritte dentro, di quei cosi inutili dove giri le pagine. Immagino stia parlando dei libri. Quelli lì. Libri, sì, era più facile. Io prendo questa carta, la metto in alto sulla porta. In alto. Ma oh! Cosa? Ci fosse uno dei miei manager che la vedono. Vabbè, ma non è la vedono, è vabbè, una roba da matti. Ma può succedere. Una volta ho cagato sulla scrivania. No, no. Non ha visto niente, vabbè, nessuno, nessuno si è accorto. Mi sembra un po' estremo. Ma dico almeno l'odore, perché c'è l'occhio, la lingua e il naso. Ho capito, ma sono intimoriti, guardi che... Un colloquio con lei mette paura, Adesso poi lei usa dei metodi un po' estremi. Però si mette anche nei panni di sti ragazzi. Io nel manager cerco anche il naso. E questo l'abbiamo capito. Io guardo l'occhio, il naso, la lingua come il camaleonte. Va bene, va bene. Comunque l'occhio sarà la cosa number one. Perfetto. Che voglio pure nel mio The Apprentice. Va bene. Che adesso faccio su Rai 2. Esatto, infatti, in bocca al lupo. Di coloro i cui vogliono mandare il curriculum. Cosa ha detto? Devono scrivere l'indirizzo in sovraimposizione. No, no, so. La mia è una trasmissione. È una trasmissione a numero chiuso. Ma ovvio. Tu non è che puoi schiacciare il 2 sul telecomando, no, così alla cacchio. No, ma sì. Se non c'hai l'occhio, se vuoi schiacciare il 2, prima devi prenotare 6 mesi prima, come al mio billionaire resort in Kenya, che anche quest'anno ci hanno dato il premio come il The Most of the Best. Sì, abbiamo visto, ho visto un premio. Così come a Doha ho vinto il Best The Must for the Dinner Show, perché la pizza, noi facciamo la pizza che arriva cruda. Cruda. Ma te la cuoce il mangiafuoco con la fiamma che sputa dalla bocca. Ma sarà mica una arriva lì e dice, no, è cruda, aspetta un attimo. Benzina. No, vabbè, ma, non... ma devi vedere come te la cuoce. Immagino, e tutto questo lo faccio per chi? Per il mio Nathan Falco. Ah, certo, suo figlio, certo. Io l'ho mandato a studiare alle Roger in Svizzera. Olà. 116.000 euro l'anno di collegio. Beh, molto esclusivo. Lì certo. I voti che ti danno non sono da 0 a 10, ma da 100.000 a 1 milione di franchi. Ma non credo, non credo. Educano i ragazzi alle grandi cifre. Sì, ma non alle Roger, quando si è interrogato, al posto 2 risponde l'avvocato personale. Ma quindi non... No, no, ma non a Roger quando c'è la ricreazione non prendi la girella dalla macchinetta. Ma chi la prende? C'è la mano di Cracco che esce con le uova alla Benedetta. Dalla macchinetta, di Cracco in persona. Ma che... no. Cosa farà le sue... Ti dà l'uovo, vabbè. Abbiamo capito che è un collegio molto esclusivo. E ma lì non ti fanno le uova in camicia. No, cosa ti fanno? Ti fanno le uova in giacca e cravatta. Vabbè, questo per dire che c'è... A Roger, nell'intervallo, al posto della campanella, c'è un concerto di Michael Bublé. Vabbè, adesso... Sai che lo fa il bidello? Sai che lo fa il bidello? No. Pier Francesco Favino. Ma cosa dici? Lo fa uguale. Ma come lo fa uguale? Mi scusi, Briatore, però una scuola pubblica no per suo figlio? Ma tu sei fuori di testa. Vabbè, secondo te mando il mio Nathan Falco alla scuola pubblica. E che male c'è, bellissimo. Ma io non ci mando né Nathan né Falco. No, ma alla scuola pubblica c'è una poveritudine che poi ti resta come i segni della varicella. No, ma lì sta, non c'è. Alla scuola pubblica gli insegnanti sono così in disgrazia che le calze gallo, sai? Sì, sai le calze gallo? Quelle tutte sì. Se le disegnano coi pennarelli cariò. Ma non è vero. Viene una piccolitudine di cuore, ma poi scusa. Ma poveritudine. Tu scuola pubblica insegni ancora cose che non è nella vita reale come il latino. Lei comunque ci dovrebbe andare. Ma tu hai mai visto un... Fai le battute. No, cose che fai non le battute. È. Non ha messo un battuto. Ma tu hai l'occhio, tu vuoi venire ad Apprentice? No, ma scusi, non volevo permettermi, ma non ha detto un verbo.
mi perdoni. Ma no, hai fatto bene, no, devi farlo, no, no, ogni tanto. Dovevo, ma è che proprio... ma no, perché stai lì, ti do anche una paga bascia, no, ma poi no, dopo... No, ma non è questo. Vedrai che ti proprio... riempio di mance, non ti devi preoccupare, no, no, c'hai ragione. Bene, se ti viene una battuta, se no, ti viene una battuta, no, 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 ma, era ma solo... se ti viene, ma no, non dirlo. Lo fatti, infatti. Però infatti... tu hai mai visto un ragazzo andare a Latinia a parlare sì. la lingua? Cos'è, ma che Latina, senso ha imparare è... a memoria le poesie? Ma no, ma certo. Sempre chiaro no. mi fu questo stermocolle. Caro questo stermocolle. Questa siepe che, non, che mi blocca lo sguardo. Non era così la poesia, comunque. Ma tagliala sta siepe, no? No, vabbè, ma no. Tu, scuola pubblica, insegnami a potarla la siepe. No, vabbè, vabbè. Che quando no. sono al Billionaire voglio vedere il mare. Ma cosa c'entra la poesia? Non devi studiare i leopardi. Ma sì, ma perché no, studi i leopardi e i giaguari no? Ma sono due cose. No, è una roba incredibile. Sì, ma poi una cosa mi dà fastidio è il greco vecchio. Ma no, perché devono, mi devono imparare il greco vecchio? Antico, se mai mi dice greco... cosa serve il greco vecchio? Ma è che la Greca è una nazione bollita sul ruolo della fallazione. No, no, è Grecia, tra l'altro. Alle rose invece ti insegnano il Monte Carlese, cosa? Il Dubaese, l'Olandese. Ma cosa che dici? Al contrario del greco vecchio sono lingue dove le tasse praticamente sono zero. Ma sì, no, ma ci vuole credo. L'occhio, cacchio. Ma non no. il greco vecchio. Ho capito, ma non ci vuole nemmeno l'occhio. Cosa ci vuole? Il cacchio. Ah, va bene. Un applauso ai tecnici, un applauso a tutta la compagine, dal regista Massimo Fusi, Lollo, l'aiuto regista, il montatore, i cameraman, alle luci, Daniele Savi e tutti quanti, una squadra stupenda, dalla Bertini con i costumi alla Patrizia, alla Patrizia. Cosa sono? Dove sono? Dove sto andando? Su quale pagina mi trovo? Quale universo? Chi sta guidando? Cosa sono? Dove sono? Dove mi state portando? A quanti passi dal traguardo? Se resto ancora, quanto ci perdo? Mani e lingua legati dai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Cosa sono, dove sono? Quanto costa il mio tempo? Cosa stanno tramando? Per chi stiamo vivendo? Chi ci sta bombardando? Cosa sono? Dove sono? Qui si sta surriscaldando. Bruciano già i piedi, onde alte dei metri, ci stiamo estinguendo. Mani e lingua legati ai vostri soldati, cervello telecomandato dalla TV di Stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, a questa messa in scena. Non ho mai capito perché tanto dolore, questa rabbia ormai è una gabbia in cui ho rinchiuso il cuore, deluso da ogni cosa che credevo giusta, gettata nella spazzatura, entrata tutta in una busta, qua tutto marcio, dalla testa ai piedi. Solo se non vuoi vederlo, non lo vedi. Quando ti sei reso conto che è tutto sbagliato, è troppo tardi ormai, hanno inventato un altro stato. Disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, io no, disobbedisco al sistema,
a questa messa in scena, disobbedisco al sistema, io non piego la schiena, disobbedisco al sistema, questa messa in scena. Diverso dalla massa, faccio il boia almeno quando è in corso una matassa. Odio la rissa, però la fissa per il mio orgoglio. Io non mollo, non cerco comprensione, non amo i complimenti e odio quando tutti stanno in fila sull'attenti, col busto dritto ma la lingua tra i denti. Io non mollo. Aspetterò quel giorno in cui mi metteranno in lista per entrare anch'io e scendere in pista, ballare fino a quando non finisce la festa. Finché non mollo, io non mollo. Mi hanno mai convinto le vostre ragioni quando dite che mi servono le raccomandazioni, ma la musica non è per coglioni. Io non mollo. Io non mollo.
chiedono soldi in cambio di successo. Ti portano ad X Factor, buttano nel cesso. Per qualche bella piotta avrò visibilità e quei 5 minuti di celebrità. Costretta a scrivere solo canzoni d'amore, vuote la mia piuma incarcerata per ore. Pregherei un Dio come nelle favole, ma non posso credere di nuovo nelle favole. Siamo fatti che non so descrivere, perché certe cose le devi vivere. Siamo macchine da portare al limite, attimi da scrivere. Siamo fatti di noi stessi e degli altri, coi contagi alti. Vedo a scatti, forse perché siamo fatti, che si succedono, lo sai, lo sai. Che ora guardo pure Sky, lo sai. Lo sai che non moriremo mai, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare, il fatto è che non c'è fatto come te. Siamo passi sopra terreni arsi di senso, siamo dentro momento dopo momento, fatti di vento, sazi di mentos. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, che ci possa separare, il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove viaggiare, il fatto è che non c'è un posto più bello di te, il fatto è che non c'è un posto più bello di te dove abitare, il fatto è che non c'è posto più bello di te e ridere a crepapelle sotto le stelle a contatto con la nostra pelle, il fatto è che non c'è niente più bello di te. Il fatto è che non c'è, il fatto è che non c'è niente che ci faccia ragionare, il fatto è che non c'è, forse hai ragione te, niente che ci possa separare, il fatto è che non c'è un fatto come te. Lo sai, che non moriremo mai, lo sai, lo sai, lo sai, che non moriremo mai, lo sai, lo sai. Θα σ' αφιερά η πμάκα ζήκ
preghiera di tua casa a mai fos, a mai fos. La ruta nalera presta si arruapas nesere vivasi a mai fos, a mai fos. E cula leva non aveva i, e corca luce di Roma ori. O lo poplet e ne plia fi, o tu ia nu e na plia fi. Amai folos, amai folos. Ecco valeva nu aveva i, e capidolos avalla per. E Roma era su nevasi e mi si leve socolo vede. A ruta nalve e noi sommelle e traucalve e noz nache cresi legna, amai legna, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo, amai colo. Non vengono da sole, ma lasciando
battaglie che riaumentano i consumi delle caldaie e taglie che ritorneranno ancora i bonus vacanze e taglie sono promesse latitanza a chi sceglie di stare dentro le proprie celle. Sono permesse le carezze, ma dipende dalle circostanze. Dipende, forse dipende, da chi decide, chi sceglie. Dipende, forse dipende, da quanto costa, quanto si spende. Dipende, dalla curva se scende e da quanto si vende. Dipende, dipende. Dipende se nessuno si offende, c'è anche il numero verde. E dai Italia, e dai gente. Dipende, forse dipende, da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E taglie, ha paura chi non è mai stato sulle faglie. È dura, il mondo è pieno di battaglie, ma non vince la cultura. E daje, che ci rimborsano i biglietti, torneremo nelle fogne sui traghetti. Non crolleranno più ponti, ma faremo delle grandi muraglie tra i ghetti. E daje, pagheremo gli affitti con il bonus relitti, coi sogni interrotti. E daje, torneranno gli abbracci, butteremo via i cocci. E dagli Italia coi suoi mostri. Dipende, forse dipende, da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende, c'è gente che non dipende da niente, c'è gente che si difende da sempre. E dagli Italia, dagli gente. Dipende, forse dipende, da niente, da sempre, dalla tua mente. Dipende. E dagli Italia, dagli gente. Dagli Italia, dagli gente. Di sempre un passo all'indietro e non sento più niente.
questo mondo spesso gli eroi sembrano girare al contrario. Non si distingue più cos'è superfluo o necessario. Non darmi tempo se non ne hai, mi basta poco per intuire che sono felice quando restiamo insieme noi due. Ma stringimi la mano anche senza un motivo, anche senza capire che insieme noi due siamo super. Fare per risalire dal fondo che non riesco a toccare. Ho perso tutto nel fondale marino, ma mi rimane la musica e qualche casino ad accendere le notti cerebrali, a contare i miei stati confusionali. E vorrei tu fossi qui per vedere che tutto non va poi così male. Chiederti scusa quando l'odio mi assale, perché non voglio morire più. Perché non voglio morire più. Servirà un vaccino per la rabbia.
chi sta a casa e già si sente in gabbia, e crescono i seguaci dell'impero. Non sembra vero, ed alla fine forse è più sincero. Chi vede nero ed è troppo stressato, perché il futuro è cieco ed il presente è già passato. Il sole dentro te stesso ti scalda il cuore, ma il cuore io dove l'ho messo? In fondo al mare, dentro un amore, in cima al letto, sotto le suole delle scarpe. 39, numero fisso, me la prendevo con me stesso. Lo so che non risorgerò, questo non è un film, e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, perché non vivo per un like, non uso i bot. Odio l'arresto, ho rifiutato più di un posto fisso, che se sto troppo fermo io collasso, perché ogni giorno devo fare un passo verso me stesso. Non c'è una direzione che mi piaccia, io sono l'acqua, il tempo e la borraccia. Vivo col terrore nella tasca, odio la massa e basta. Sono uno stronzo, tra due minuti già sono sbronzo, e me ne frego della cassa, del capitale. Voglio morire su un'astronave asceso al cielo. Non sarò il primo, sarò il secondo a finire su un Vangelo, ma so che non risorgerò, questo non è un film, e forse è meglio che sia tutto come un lunedì. Ma sì, non morirò, diventeremo dei robot coi fili burattini dai profili al top. La mente, tamburi che martellano il presente, le percussioni on the road, ferme al download. Sognavo ma eravamo persi, all'ombra di un gran canyon, filmavo con la Canon, grandi film americani, nel cervello gli uragani. Non ricordo dove sia, casa mia, la polizia che rompe, sarà una fantasia. Dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Tutto
sembra intatto, senza un difetto. Sento l'acqua nelle vene, nuota le sirene. Silenzio una chimera, liscia come cera. Infiammo una preghiera. Ma se tutto fosse vero, non sarebbe tutto nero. Dante Alighieri, i carabinieri, le guerre di potere, economiche barriere, in condizioni estreme, siamo vivi e morti insieme. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio e mi sento morire se non facciamo più a volte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così. Sdraiata sul tappeto mi venivi a consolare, non sentivi la paura, era spettacolare. Le passeggiate all'alba, il fresco dell'estate, per non cancellare le ore scontate insieme. Sembrerà banale, la pioggia non sembra più reale. Te che sei scomparsa poco prima di Natale, adesso dentro e fuori c'è il delirio universale. Ma dammi altri giorni così, perché mi mancano le serate bianche, senza senso, sì. Dammi altri giorni così, perché mi annoio, mi sento morire se non facciamo più a botte qui. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, sì. Dammi altri giorni così. Dammi altri giorni così, che mi fanno bene. Quattro zampe, senza indossare le mutande, e verso l'alba pancia all'aria accanto a te, vedere il sole sorgere. Vorrei una vita da felino, che può restare sempre bambino, e consolarmi coccolandomi con te, poi tornare a piangere. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la vita di Marco. Vorrei una vita a quattro zampe, per affrontarla con le unghie, sentire meno freddo, avere un altro sangue, lasciare le mie impronte in ogni istante, e miagolando piano piano farti capire che ti amo, che non ti abbandono, non sono come un essere umano. Vorrei una vita Barilla, con più camomilla e meno caffè, e se ci sei te la vita è più bella, con pane e Nutella può rinascere, rinascere. Vorrei una vita con un po' di spray, io che la coca non l'ho presa mai. Vorrei una vita a mulino bianco, ma non scambierei con nessun altro la
vita di Marco. E la casilina nel buio la notte, mentre correvo un po' fatta, senza paura di essere forte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Mi mancano i nostri scherzi, i nostri sogni illusi e persi, i tuoi messaggi appena sveglio, la birra calda e le sigarette. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Mancano le nostre canzoni tristi, scritte in cucina, colme di ira, logorante l'attesa di voi artisti, di chi come me artisti aspira. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Cresco ma sento tutte le grida di chi dalla cima si butta ed affronta, usa le lacrime come pesticida e con il sangue lascia un'impronta indelebile sul suolo, trova un pensiero represso dal volto dell'odio. Amore, ricordati di noi se esisti davvero, perché qua giù di vita si muore. Ma siamo entrambi responsabili di un destino che per caso non accade, non accade, ma accade. Siamo entrambi immersi in questo abisso e non so più dove andare. Perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte, perché l'amore impedisce la morte. L'estate ti sorriderà, vivrà. L'amore è un'orma sulla sabbia che tu vorresti ritrovare. L'amore è il tempo che ti cambia, è il sole che ti fa sudare. Manca un poco
sua felpa bianca. Nei sogni tuoi, distanza che porta da lei, lì nella sua stanza, ricordi ne hai. Quando lo incontri tra la gente, lo riconosci dai suoi occhi, l'amore è l'onda che tu tocchi, è il sale che si sente in fondo al blu di questo enorme mare. Ci sei anche tu, l'unica che so amare, forse laggiù in questa lunga spiaggia ci sei anche tu. E scende un po' di pioggia e senti che ti manca, dolce com'era la luna che imbianca le onde della sera. La gente che canta su questa scogliera, in fondo al blu di questo enorme mare ci sei anche tu, l'unica che so amare. L'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà, vivila, l'amore è un'opportunità, prendila, l'estate ti sorriderà. Non vorrei neanche stare qua. Le tue parole adesso non mi sfiorano più. E fidati di me, va a dar lezione a quel che rimane dentro di te. Ho fatto errori e ne continuo a fare. Cerco di buttarmi giù, ma questo quinto piano mi impedisce di volare giù. Riesco a sopportare le giustificazioni, le mie ricerche d'attenzione. Voglio farmi odiare perché a volte ciò che di buono rimane scompare da questa mia mente surreale, da questo istinto primordiale che non mi lascia in pace. Preferirei uccidermi per dimenticare questa ossessione maniacale che mi amplifica tutto il male. Manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace di farla finita adesso. Odio la compagnia, ma continuo a cercarla in ogni persona. Non so cosa sia, ma non riesco a trovarla. Una fantasia. Sta pace interiore è una frenesia, un'invenzione che mi fa impazzire e che mi sono legata, e queste catene mi stringono gli organi alle pareti. Alle pareti. E tutto quello che ho da dire è che non vorrei aver nulla da dire. In fondo non vorrei neanche stare qua. Chissà se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità.
se tutto questo rimarrà o morirà quando il mio corpo se ne andrà. Senza anima vago in questa città vuota, ormai sembra un'eternità. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace. Mi manca il coraggio, non ne sono capace.